Benvenuti a una nuova edizione del nostro TG Sport e Business. Partiamo con gli ultimi aggiornamenti relativi alla lunga vicenda che riguarda il nuovo San Siro. È arrivato infatti il no del Comune di Milano a due referendum. Il primo chiedeva la salvaguardia della Meazza e l'inizio di lavori di ristrutturazione senza la creazione di un nuovo impianto, mentre il secondo chiedeva di cancellare la delibera della Giunta Comunale con cui a novembre è stato riconosciuto il pubblico interesse del progetto. In particolare il comitato tecnico si è espresso contro i lavori di ristrutturazione del Meazza che creerebbero problemi di utilizzo dell'impianto da parte delle due squadre di Milan e Inter, senza contare naturalmente che la capienza dello stadio si ridurrebbe in maniera significativa con conseguenze negative sugli incassi in un momento in cui invece i club Milan e Inter navigano in una situazione economica difficile, quindi contano naturalmente anche sui soldi del botteghino. Passiamo a un'altra vicenda, rimaniamo sempre in ambiente calcistico, anche questo caso in realtà si protrae da lungo tempo, da oltre un anno stiamo parlando della Superlega, un caso che è stato definito 100 volte più importante rispetto a quello legato a Bosman, e a definirlo così è stato Jean-Louis Dupont, ovvero lo stesso legale che ha seguito il calciatore belga in quella che è stata insomma una vicenda che ha rivoluzionato il calciomercato. Ebbene, Dupont è anche l'avvocato di A22, la società creata proprio per gestire la Superlega nel caso giudiziario contro l'UEFA. Quali sono state le sue dichiarazioni? Il monopolio UEFA è illogico, illegale. La Superlega non è un cartello, non è una competizione chiusa, visto che il 25% delle posizioni in campionato sono disponibili per nuovi entranti ogni anno. Per chi si fosse naturalmente perso le puntate precedenti, ricordiamo che nel mese di luglio c'è stata una prima udienza sul caso Superlega da parte della Corte di Giustizia Europea, un'udienza non definitiva, bisognerà aspettare la fine dell'anno o ancora più verosimilmente l'inizio del 2023 per arrivare a un punto conclusivo. Dal calcio ci spostiamo al golf, dove la Superlega non solo esiste, non solo è una realtà, ma addirittura comincia a scatenare dei veri e propri terremoti. Questo riguarda in particolare il golfista svedese Erik Stenson, che è stato sollevato dall'incarico di capitano di Ryder Cup, competizione che si terrà a Roma nel 2023. Questo perché Stenson ha deciso di aderire proprio alla Superlega araba di golf. A questo punto bisognerà trovare al più presto un sostituto dello svedese. In pole position c'è un nome, quello di Thomas Bjorn, capitano dell'edizione vincente per il Team Europe del 2018 disputata in Francia, edizione particolarmente brillante anche per i colori italiani, per l'exploit del nostro Francesco Molinari. Infine, dal golf passiamo al basket, torniamo sul riflesso economico della vittoria dell'anello da parte dei Golden State Warriors nelle ultime finals contro i Boston Celtics. Ebbene, ecco, per i Golden State si è trattato del quarto successo nelle ultime otto stagioni, con, lo vedete, Steph Curry che per la prima volta in carriera è stato insignito del titolo di MVP delle Finals. Ma quanto ha inciso questo trionfo sportivo poi sul valore del club? Ha inciso tantissimo. Pensate che la franchigia e Golden State, che era stata acquistata nel 2010 per 450 milioni di dollari, ora ha un valore attuale di 6 miliardi di dollari, quindi una crescita del 1200% in 12 anni. Nella classifica appunto del valore delle franchigie NBA, ora Golden State occupa il secondo posto dietro solo ai New York Knicks, che nonostante continuino a restare a secco di una vittoria importante dal 1973, guidano appunto tutte le altre franchigie NBA per valore economico, un valore pari a 6,12 miliardi di dollari. Questa era l'ultima notizia del nostro TG Sport e Business, naturalmente vi rimando all'appuntamento della settimana prossima.